Allora, questa è la cronaca di queste ore, ne parliamo anche per capire quali sono le soluzioni possibili col commissario, neocommissario all'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti. Prefetto, innanzitutto grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, la situazione è molto critica. In quel centro lei e la Croce Rossa siete stati in queste settimane lì e c'è stato un cambio anche nella gestione. Ci racconta se c'è qualcosa che non ha funzionato, visti i numeri, o appunto sono stati questi numeri e gli arrivi a condizionare, a produrre, insomma, questa situazione a cui stiamo assistendo. Beh, mi pare evidente che siano i numeri che condizionano l'agibilità della struttura e dell'isola. In realtà io non direi che ci sia qualcosa che non ha funzionato. L'apparato di risposta all'emergenza funziona, sta funzionando e continua a funzionare. Le dico che nella giornata di oggi trasferiremo da Lampedusa circa 2.000 migranti, quindi mi pare che i tempi di risposta e le modalità di risposta che vedono in campo tutte le componenti possibili e immaginabili. Dalla Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza, alla Marina Militare, alle navi di linea che hanno aumentato la loro capienza. Mi sembra che, ecco, questo sia un sistema che sta funzionando. Evidentemente ci troviamo di fronte a numeri, particolarmente significativi. Prefetto, lei lo annunciava, quali sono i tempi di permanenza, diciamo, al di là poi di numeri fuori portata, poi vedremo quale potrebbe essere la possibile evoluzione da qui al cuore dell'estate. Ecco, il tempo di permanenza di queste persone, di questi ospiti all'interno della struttura di Lampedusa. I tempi sono i tempi minimi possibili. La filosofia, diciamo, della risposta all'emergenza su Lampedusa è quella che i migranti devono essere spostati immediatamente. È ovvio che possono esserci anche delle situazioni, mi riferisco per esempio ai minori stranieri per i quali occorre individuare soluzioni diciamo, particolari, tarate sull'esigenza dei minori. Ma in realtà il dato che ci viene rassegnato dall'esperienza di questi mesi è che soggiornano nel centro non più di 24-48 ore ed è per questo che noi siamo molto impegnati come struttura commissariale, ma direi come Ministero dell'Interno, a realizzare una serie di ulteriori hotspot o in ampliamento di quelli esistenti o realizzandone di nuovi proprio sulla fascia che va idealmente da Trapani fino a Crotone. E che riguarda tutta la costa meridionale, in modo da poter trovare nell'immediatezza dei luoghi nei quali trasferire i migranti da Lampedusa o indirizzare i barconi che dalla rotta invece della Cirenaica e dalla Tripolitania si indirizzano verso le coste Vi italiane. siete dati dei tempi per la realizzazione e l'individuazione di queste aree? Guardi, devo dire che già 900 posti aggiuntivi sono stati già realizzati in questi mesi. L'obiettivo è quello di arrivare a oltre 2.000 posti e ce lo siamo prefissati entro la fine del mese di luglio. Ancora stamattina abbiamo tenuto delle videoconferenze con le prefetture interessate da queste procedure, però io sono, diciamo, abbastanza soddisfatto della risposta che sta dando il sistema e anche dei tempi con i quali i colleghi sul territorio stanno apprestando tutti gli interventi necessari. Cito soltanto per esempio Pozzallo, Crotone stessa, Vibo Valentia, Roccella, Augusta, Catania. Realizzeremo un ulteriore hotspot proprio a Porto Empedocle. Sono iniziati gli approfondimenti da circa una settimana. Perché vogliamo idealmente realizzare una sorta di frontiera, come dire, affacciata sul canale di Sicilia, sullo Ionio, che possa rappresentare proprio l'immediata accoglienza dei migranti che arrivano sulle coste italiane. Lei diceva i punti di partenza, fra poco saremo con il nostro inviato proprio in Tunisia, a Sfax. Da quelle spiagge in molti hanno provato a raggiungere il nostro paese, altri sono andati incontro alla morte. Sono delle previsioni rispetto agli arrivi che potrebbero aumentare? C'è diciamo, un dialogo in corso, un tentativo di mediazione del governo proprio in queste ore a Bruxelles di confronto con altri paesi per sbloccare questo stallo? Non la trascino su dinamiche europee, sul territorio però e sui timori per questa stagione estiva che entrerà nel cuore a breve. C'è una soglia critica oltre la quale non è più sostenibile quel piano che ci ha appena illustrato?
Ovviamente lei giustamente pone il tema sulla programmazione oltre che sulla gestione dell'emergenza, che è una delle due gambe su cui il Dipartimento deve necessariamente camminare. E quindi stiamo proprio in queste ore configurando un piano che arriva fino al 15 di settembre, che pone, come dire, sulla base di alcuni elementi ovviamente statistici di andamento del fenomeno nei mesi precedenti, di raffronto con i mesi dello stesso anno, dell'anno scorso, un tetto oltre il quale evidentemente poi il sistema entrerebbe in crisi. Ma devo dirle che sono fiducioso che rispetto alle proiezioni che stiamo facendo in queste ore, io sono convinto che la struttura, così come la stiamo adeguando, dovrebbe rispondere. Se vuole che io le dia una cifra, in questo momento come dire, sono proprio nei giorni, nelle ore in cui stiamo ragionando per affinare come dire, il dato. Però ecco, al momento, per esempio, per quanto riguarda luglio e agosto, crediamo che sulla base di quello che è l'andamento attuale non dovremmo andare oltre i 15.000 ingressi al mese. Intanto che terremo assolutamente in considerazione la salute, la ringrazio. Grazie al prefetto Valenti e al commissario all'emergenza migranti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.